cosa disse Dio quando creò la donna? Penso che lo conosciate tutti, no? Dalle mie ossa, carne dalla mia carne, la si chiamerà donna, perché nell'uomo è stata tolta. Siamo qui questa sera per celebrare la giornata internazionale della donna con questo evento che si chiama Il farò delle parole. È un evento che è stato organizzato dal gruppo di lettura Pagine di Cioccolata e che in collaborazione con il Parco Spigarelli e con tantissime realtà della nostra città, realtà sportive, culturali, artistiche, che celebrerà la donna attraverso le parole delle donne, quindi attraverso degli aforismi di donna che ve l'hanno letti e poi bruciati in questo braciere per rafforzarne il messaggio. Come sempre in tutte le nostre iniziative è molto importante la condivisione, l'evento è performativo come gli altri eventi che abbiamo già organizzato ed è la cultura che è portatrice di idee e la parola è data alle donne. Sono venuta all'iniziativa organizzata da queste associazioni su invito della mia amica Caterina Battilocchio e con molto piacere ho partecipato a questo braciere simbolico, evocativo anche insomma, di un cerchio, no, intorno a cui le donne possono riunirsi. Io leggo una mezza pagina di Aldin Rich, che è stata una poeta e femminista e saggista. Pensare come donne in un mondo di uomini vuol dire pensare criticamente, rifiutando di accogliere i dati di fatto, ricostituendo una trama di connessioni tra fatti e idee che gli uomini non hanno mai messo in relazione. Significa ricordare che ogni intelletto abita in un corpo, significa conservare la responsabilità dei corpi femminili in cui viviamo e la verifica costante delle ipotesi con le esperienze vissute. Significa una costante critica del linguaggio, poiché i limiti del mio linguaggio sono i limiti del mio mondo. E significa la cosa forse più difficile di tutte, cercare nell'arte e nella letteratura, nelle scienze sociali e in ogni descrizione che ci è stata offerta del mondo, i silenzi, le assenze, l'inesprimibile, il taciuto, il non catalogato, perché è lì che troveremo la vera cultura delle donne.